Bene, la seconda abilità è la concentrazione. Infatti ha vinto la nostra carissima mamma che ci segue, che è proprio la prima che ha scritto imparare a concentrarsi. Imparare a concentrarsi. Intanto è una cosa che riscontrano tutti i genitori, che i ragazzi fanno fatica a concentrarsi. Allora, noi di solito dividiamo la concentrazione in distrazioni esterne e distrazioni interne. Dunque, le distrazioni esterne sono tutte quelle cose che vediamo che ci sono nel nostro ambiente di studio che ci portano fuori dal nostro focus mentale, no? Se, ipotizzando che ce l'avessimo, ok? E dunque, tu, non so, sono studio in cucina e mia mamma va in giro, fa le torte, fa il caffè, vedo che le persone si muovono e tutti questi movimenti mi distraggono. Oppure studio nella mia cameretta e davanti a me ho il poster dei Maneskin. E dunque, quando lo vedo, inizio a canticchiare, a pensare quanto sono forti questi ragazzi. Dunque, tutto quello che vedo, tutto quello che sento, i rumori, tantissimi ragazzi quando facciamo il lavoro sulla concentrazione sono distratti molto, molto dai rumori. Un motorino, il mio fratello piccolo che urla, che gioca. Dunque, questa cosa è una cosa molto, molto importante. C'ho la nonna sorda che ascolta la televisione in sala a tutto volume. Dunque, andare a notare, diciamo, tutte quegli oggetti che vedo, tutte queste cose che ci sono nella stanza e capire quali sono e capire come posso modificare questa stanza per riuscire poi ad aumentare la concentrazione. E invece le distrazioni interne sono dei pensieri che ci arrivano mentre studiamo. Non so, sto studiando e penso, arriva questo pensiero che dice: ma mi sarà arrivato un messaggino sul cellulare? Chi lo sa? Mi avrà risposto quella mia amica, quella da domanda, e continuo a pensare a questa cosa finché non vado a prendere il cellulare e lo guardo, ok? Oppure penso, sento rumore di ragazzi che giocano a palla e penso, ah, quanto sarebbe bello stare fuori a giocare. E magari inizio a pensare a questa cosa e sto lì un quarto d'ora, no? Mi passano 15 minuti a pensare quanto sarebbe bello andare fuori a giocare. Allora, per andare a migliorare la concentrazione, di strategie ce ne sono veramente tante, tante, tante. Infatti facciamo più di una lezione sulla concentrazione perché essere concentrati durante lo studio fa veramente la differenza. Per esempio, poi tutte queste strategie, tutte queste abilità si incastrano tra di loro perché la pianificazione, per esempio, mi aiuta tanto nella concentrazione. Il focus mentale fatto bene mi aiuta nella concentrazione. Imparare a capire l'impatto che ha del cellulare va ad aumentare la concentrazione. Dunque, anche il modo con cui io studio, cioè se ho un modo di studiare passivo, leggo, ripeto, mi addormento, mi stufo e il mio cervello pensa a qualcos'altro. Invece, studiare con un metodo attivo. Faccio la lettura strategica, faccio le mappe mentali, dunque mentre studio sono effettivamente il mio cervello è impegnato e attivo al 100%, la concentrazione rimane più alta perché sono concentrato a fare delle azioni, a creare qualcosa, a rielaborare. Dunque ci sono sia dei consigli specifici, sia tutto il metodo va a lavorare sulla concentrazione. Sì, anche perché sono le cose molto collegate, perché molto spesso diciamo concentrazione, ma lì bisogna anche capire quando c'è la mancanza di concentrazione, quando c'è la mancanza di attenzione, che è una cosa diversa, e quando invece c'è la mancanza di interesse. Anche, quindi anche su quello capite molto spesso quando parliamo, ma lo vedo anche con le superiori, ovviamente no, loro chiaramente si rendono conto fino a un certo punto, ma cerchiamo di consapevolizzare sempre di più il discorso cellulare. Il cellulare ti distrae tantissimo, cioè sì, i rumori, comunque le distrazioni esterne, le distrazioni interne nell'adolescenza, ciao, i pensieri, sì, le domande esistenziali, sì, però è normale, stanno crescendo. Riuscirò, non riuscirò, ce la farò, non ce la farò, chi sono, come mi vedono le altre, non sono i pensieri che loro riescono a spegnere perché nel pomeriggio sto studiando e quindi riesco a staccare la mia mente così, o meglio, non sono abituati a farlo perché comunque
vivono e viviamo in un modo, come diciamo sempre, molto molto veloce, molto frenetico, dove non abbiamo molto, non è il tempo, non siamo abituati a soffermarci, a riflettere un po' quello che stiamo facendo, quello che stiamo vivendo dentro di noi soprattutto, quindi è assolutamente importante dal punto di vista di concentrazione aiutare i ragazzi a rallentare. Infatti questa estate nel nostro campus, ogni estate quando facciamo i campus estivi, soprattutto sia durante il percorso, durante l'anno, ma soprattutto durante il campus estivo, quando lavoriamo dal vivo con i ragazzi, lavoriamo molto sul discorso rallentare. Quindi facciamo i pomeriggi dove andiamo nel bosco a fare un po' di meditazione, sì, anche meditazione, perché con l'anno scorso, per esempio, avevamo fatto una bellissima seduta spiritica, l'hanno chiamato i ragazzi, che ridere, con campane tibetane, bellissimo, o comunque abbiamo lavorato molto sulla respirazione, quindi c'erano dei professionisti che hanno lavorato con i nostri ragazzi sul discorso respirazione, sul discorso rallentare, su tutta quella parte introspettiva di noi, ok? Quindi noi vediamo tantissimo, quindi quando noi siamo al campo, i ragazzi proprio rallentano, cioè rallentano, ma non perché diventano lenti, rallentano perché ci soffermiamo molto a parlare, ci soffermiamo molto a pensare, ci soffermiamo a consapevolizzare. Questa cosa qui bisogna imparare a farla nella vita di tutti i giorni, perché poi chiaramente lo facciamo al campus, ma poi bisogna portarla anche nella vita di tutti i giorni. In questo di supporto possiamo e dobbiamo essere noi adulti, partendo forse da noi stessi sul discorso rallentare, perché anche noi molto spesso noi non siamo molto consapevoli, quindi sì, per quelli più piccolini sicuramente ancora c'è tutto il fatto di riordinare la stanza, il ciullare lo puoi ancora gestire con le regole, oppure non dandoglielo semplicemente, per esempio. Con ragazzi più grandi già diventa un po' più complessa questa cosa qui, che non significa impossibile, significa che è meno immediata come cosa, bisogna investire più tempo all'inizio per cambiare le vecchie abitudini, per aiutare a scoprire anche tutti i benefici che ci sono nel riuscire a rallentare, togliere, metterlo via, il telefono, però è tutto un lavoro di consapevolezza. E quando dico consapevolezza non significa che arriva la mamma e mi dice metti via il telefono perché ti concentra, quella lì la mamma parla, ok? O mi dà delle conseguenze e poi ci si litiga anche. Della consapevolezza, infatti ne parlavo oggi con questo papà che mi ha chiamato stamattina e gli dicevo che adesso la sua figlia è in terza superiore, sì, puoi decidere o le metti delle regole sul cellulare, entra nel gioco, poi però deve naturalmente considerare che di mezzo va anche il vostro rapporto in questo caso, perché comunque per cambiare quell'abitudine ci vorrà del tempo. Sei disposto a fare questo passo? Quanto sia importante questa dipendenza, cioè perché sei proprio dipendente sì, se invece è una cosa un po' più gestibile dipende, bisogna valutare. E no, dice no, comunque non riesco a immaginarmi di metterli adesso dei limiti, di togliere il cellulare per dei giorni. Questo non significa giusto o sbagliato, significa che ogni famiglia, ogni genitore deciderà in base alla situazione, in base all'età, in base a tantissime cose, perché non c'è una regola valida per tutti, okay? Non c'è la formula magica, devi fare così, il cellulare deve esserci solo tot minuti al giorno. Sì, ci sono naturalmente dei limiti, però intendo quando si parla dei ragazzi più grandi. Ma sicuramente la cosa che le ho consigliato è farla riflettere. Ho detto, visto che voi facevate prima la corsa insieme, adesso non lo state più facendo, quindi un sabato, una domenica, quando siete più tranquilli, uscite a fare una passeggiata e farle delle domande. Come ti sentivi prima quando riuscivamo a andare fuori, quando anziché stare magari nel telefono riuscivamo ad andare a fare una corsa? Come ti sentivi fisicamente, mentalmente? Ma ti dirà bene, sicuro, perché lo sanno, se ne rendono conto. Ecco, magari non sono molto consapevoli in quel momento lì di questa cosa, quindi aiuta a riflettere su questo... sull'impatto con i ragazzi più piccoli, regole. esatto. Bene, dunque abbiamo visto la prima abilità per diventare uno studente felice è il focus mentale, poi abbiamo visto la seconda, la concentrazione, la terza è l'organizzazione, la pianificazione. L'organizzazione e la pianificazione, oltre a riuscire a pianificare, a gestire il mio tempo, mi aiuta tantissimo anche a sentirmi tranquillo. L'avevamo sentita tipo alla presentazione del percorso che abbiamo fatto lunedì, che c'era una ragazza che ha fatto questo intervento e ha detto: adesso finalmente che ho imparato a fare le mappe mentali e a studiare volta per volta mi sento molto tranquilla, anche se domani ho due verifiche, due interrogazioni. Era stata molto interessante quella testimonianza. Dunque, per esempio, mamma di Emanuel che mi dice mi sembra tutto difficile, quando inizio a studiare ho l'ansia. Una delle cose importanti è importante organizzarsi e pianificare, perché
Questa cosa è importante quando fai il passaggio della prima media e anche quando fai il passaggio di prima superiore, perché sono due tipi comunque di organizzazione diversa, perché le superiori è ancora più elaborata e complessa. Però una cosa che succede molto alle elementari e alle medie è che i ragazzi non si rendono conto, non riescono a capire quanto ci metto a studiare tutto quello che ho da studiare. Dunque vedono, mi hanno dato 5 pagine, mi sembrano tantissime, perché non ho proprio idea, non mi sono mai misurato, non so io quanto ci metto a fare 5 pagine di storia, non so quanto ci metto a fare 7 esercizi di matematica. E dunque, non sapendolo, non avendomi mai misurato e non avendo mai memorizzato questa cosa, mi sembra che lo studio è infinito, quando in realtà magari 5 pagine di storia, 7 esercizi di matematica più 3 pagine di scienze, in realtà magari in 1 ora e mezza li fai. Ok, soltanto che loro non hanno questa percezione, dunque l'organizzazione alle elementari e alle medie è molto molto utile, ma penso anche alle superiori, a imparare, cioè a gestire le emozioni, a sentirsi più tranquillo e soprattutto, oltre alla pianificazione, prevedere dei momenti di pausa, dei momenti dove tu nella pausa avrai modo di sfogarti, avrai modo di muoverti, se hai bisogno di muoverti, avrai la possibilità, se vuoi e hai bisogno, di guardare il cellulare, di messaggiare, di fare quelle cose che ti rilassano. Okay? Non fate la pausa 15 minuti tutte sul cellulare, quello no, però in alcuni casi si può anche utilizzare, secondo me, il cellulare. E soprattutto questa cosa in prima superiore è fondamentale, perché magari qualcuno ha tanta memoria, è abituato a stare attento, a leggere qualcosa e comunque ha dei bellissimi voti, e poi arriva in prima superiore e questa cosa, avevamo avuto una ragazza che aveva tutti 9, 10 in terza media e poi è andata a fare il liceo scientifico e è stata bocciata al primo liceo scientifico. Proprio perché lei cercava di studiare tutto, 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 si impegnava tantissimo, ma era completamente esaurita perché studiava anche di notte, e non riusciva a rielaborare il testo e gli insegnanti non erano contenti e soddisfatti della sua esposizione, perché sembrava che leggesse il libro e loro alle superiori si aspettavano una rielaborazione personale. E poi ci ha contattato praticamente dopo che era stata bocciata e venuta da noi a rifare il primo anno, insomma, e lì abbiamo iniziato a lavorare sul metodo che, oltre a usare le tecniche di memoria, usa tantissimo la pianificazione.